Questa che è, non gliene frega un cazzo degli altri, parla di se stesso. Lì, sai che c'è le pistole della Fendi? Sì, assolutamente. Buonasera a tutti quanti, siamo qui live Carce con Luki. Stasera intervistiamo il progetto Acadia. Stasera si parla della tua release, il lato peggiore. Si parla di cripto questa sera? No, l'hai sbagliata, raga, devo andare. Devi scappare. A prima di tutto è una release che cioè, è uscita da molto poco, da meno di una settimana, però cioè, ci ho lavorato per molto tempo. Non che il disco sia particolarmente lungo, particolarmente complesso da richiedere anni per essere fatto, però diciamo che si è protratto per molto tempo, per 3.000 motivi. A volte allungavo la tracklist, a volte la modificavo, una cosa e un'altra. E impegni vari, insomma, c'era un anno e qualche mese dietro, cioè, e alcuni testi sono parecchio vecchi, quindi a livello di scrittura, perché spesso scrivo senza beat proprio, così a cazzo, ma sarà vecchio, le prime robe saranno di un anno e mezzo fa, più o meno, Penso qual è Boulevardier? no? Sì, quello è il primo pezzo, il primo pezzo uscito, il primo pezzo che ho Sì. scritto. E penso sia o l'Abisso o Necromante, uno dei due, adesso non ricordo quale. Dovrei cercare nelle note del telefono, stanno sepolte da qualche parte. Cioè, Necromante è ancora più vecchio di Boulevardier, nonostante la Sì. differenza di testo, perché poi approfondiremo magari questo discorso. Sì. È tra le prime due, non ricordo se ho scritto prima l'Abisso o prima Necromante, però sono i più vecchi, di questo sono proprio sicuro. Sì, diciamo molto controsenso come cosa, poi se vedi i testi. La copertina chiaramente te l'ha fatta Ace, direi. Me l'ha fatta Ice, infatti lo ringraziamo che in chat, top copertina, poi lui, bravissimo, se vi serve roba passate da lui, spingiamo Ice. Sì, perché merita. Guarda, cazzo, guardatela e giudicate voi La stessi. cosa più bella del disco è la copertina. Stupenda. È bella anche la copertina del singolo, tra l'altro. Sì. Di Chimera. Perché Sì. Ice non solo ha fatto la copertina, ma anche l'unico feat del disco. Cioè, ha fatto un sacco di robe. Per quanto riguarda più l'aspetto strettamente musicale del disco, diciamo, l'intento era quello di fare una trap che risultasse molto dark, molto malinconica, con qualche influenza da altri generi, che andando nel concreto, ad esempio, nel lato peggiore. E tutte le melodie del beat sono fatte da delle chitarre sempre da Deep Silence, dopo una delle 40 intro che hanno fatto. Oppure altri sample, ho samplato gli Apati per il primo pezzo, l'Abisso. Ho samplato, vabbè, il sample più normi che c'è nel disco, Call of Cthulhu dei Metallica e Necromante. E invece l'interludio. Le chitarre dell'interludio, le chitarre dell'outro e quelle in chimera le ho fatte io proprio. Ho suonate a me, quindi diciamo sono influenze un po' metal di SBM da qualche parte, però il nulla rimane fondamentalmente dark trap. Poi soprattutto per l'importanza che ho voluto dare ai testi, diciamo, è il genere che si addiceva di più poi è il disco. Entrando un pochino più nel dettaglio, appunto, cosa ci puoi dire sulle singole tracce? Cioè, ci hai già parlato un po' dei sample, ma proprio delle tracce, del significato dietro le tracce, c'è un, come possiamo dire, un concept che si sviluppa lungo le tracce? Allora, concept. Allora, ripeto cosa si intende per concept. Si vuole parlare di concept album come il tipico album che è molto conseguenziale, racconta una storia? No. Ok. È un po' il contrario, alcune tracce sono parecchio contraddittorie fra loro, proprio in ciò che si dice, perché diciamo che questo disco ho voluto inquadrare, e col senno di poi, penso anche di esserci riuscito, un periodo in cui, cioè, mi sentivo una persona con molte contraddizioni. Con molti lati del mio carattere che non riuscivo a mettere insieme, cioè non riuscivo a sentirmi una persona coerente, non sapevo cosa fosse giusto e cosa sbagliato, non sapevo se alcuni miei vizi, alcune mie abitudini, dove dovessi tenerli o meno, cioè diciamo mi giudicavo molto me stesso e non riuscivo ad arrivare a un giudizio finale, diciamo, no? E quindi nel disco, questo si può vedere, a parte che ogni traccia, diciamo, ha
si concentra su mood diverso. Ad esempio, per me Chimera rappresenta l'arroganza, la title track è l'amore, l'abisso è la malinconia. Ci sono vari lati, però prima l'abbiamo accennato, ad esempio Necromante e Boulevardier sono proprio opposte. Sì, in Boulevardier il testo è "Oh, bella, fumo e bevo", e sarà scritta dopo che sono andato in vacanza, stavo preso benissimo. Necromante è più una roba tipo è bella, la vita è noia, non ho passioni, passo il tempo distraendomi, fumo e bevo perché fumare e bere sono distrazioni. Col senno di poi, ad esempio, Necromante non la sento più mia, cioè per quanto riguarda la noia sì, per come tratto quel tema, però per quanto riguarda i miei vizi no, perché adesso sono straight edge in pratica, se non fosse per la caffeina. Però ritengo di aver raccontato molto bene quello che per me è stato quel periodo, quindi un disco molto contraddittorio e filologico e che lo lega, è proprio voler raccontare quelle contraddizioni, quella che era un po' la mia persona quando lo scrissi. Certo. Sì, infatti ci hai già detto questa cosa, cioè che ora ti ritrovi meno nell'album, che è curioso perché l'album è letteralmente appena uscito, però è quasi una vecchia fotografia, mi viene da dire. Eh sì, avendo comunque lavorato a quasi tutti gli aspetti del disco, perché a registrare registri, e i beat, cioè li ho fatti tutti assieme al mio producer, che saluto, bella per Chroma, bella per Gianmarco. Bella per Alessio. Non so se sta guardando la live, ma di solito se li recupera. E quindi l'unico aspetto che non ho curato interamente io, il beat ci ha messo molta mano lui, e magari suggerivo sample, facevo qualcosina, ma... E poi, soprattutto, dopo che ho reccato i mix e i master, me li faccio da solo, quindi altro tempo. Poi nel mentre decidi anche di allungare la tracklist, tipo, cioè io ho finito il disco, ho detto ok, aggiungiamo Chimera, cioè ci vuole un altro pezzo che sia proprio cattivo, mettiamo Chimera. Io per fare Chimera penso che ci ho messo 6 mesi, cioè la chitarra l'ho scritta in 2 secondi, il beat dovevo aspettare un altro po', poi volevo trovare un fit, cazzi con un fit, cazzi con un altro, alla fine è arrivato Ice, il mio amore, che ci stava benissimo. Abbiamo lavorato molto bene insieme e quindi siamo riusciti a chiuderla. C'è sempre questa cosa, no? Che l'arte, tra quando la inizi e quando la finisci, quasi non ti appartiene più. Infatti, cioè, almeno per quanto riguarda me, non droppando immediatamente. Infatti a volte rimane, cioè, anche difficile magari portare a termine un progetto iniziato da tanto, no? Cioè a volte mi sono sentito nel corso del disco come se... Cioè, mi dicevo, cazzo, io qua sto facendo il disco, però è come se io adesso lo sto facendo, però ho difficoltà a portarlo avanti perché non mi ritrovo più in quello che ho già fatto. Cioè, pensavo di non riuscire a fare una roba coerente. Alla fine, poi, la coerenza del disco sta proprio nel fatto che ci sono 40 aspetti diversi, me lo sono aggiustata in questo modo, penso sia andata bene. Una cosa curiosa, però in effetti ha senso. A me, per esempio, invece succede più spesso un'altra cosa, cioè avendo più progetti mi capita di iniziare a lavorare un progetto, mi sento ovviamente incastratissimo, poi passa il tempo, iniziano a venirmi idee per gli altri progetti, mi ritrovo incastrato col primo perché devo finire di registrare lì, e però intanto vorrei fare altro, è una situazione di merda. Secondo me anche Ema conosce un po' la situazione, dato che anche lui 600 miliardi di progetti. Quali progetti? Guarda, sto iniziando a vedere un po' adesso sta roba, avendo, come detto nel gruppo, iniziando a lavorare a un progetto post-HC, dove ho già fatto tutte le chitarre, quindi in maniera minore perché rimangono sempre comunque 2 progetti, però se sta roba la inizio a vedere, cioè... Vorrei registrare per il progetto post-HC, ma c'ho delle robe da fare per Acadia o il contrario. Cioè, incastrare più progetti è difficile, infatti penso non riuscire mai a portare avanti tanti progetti. Cioè, totale stima di voi perché secondo me è uno stress assurdo. Cioè, già con 2 progetti, io basta. Ma ti dirò, a volte va bene. È necessario secondo me, ovvero nel senso, magari uno ha un progetto a 2, però almeno nel mio caso, poi non so se alcuni si ritrovano o meno, però devi cambiare un po' aria, cioè nel senso fare sempre la stessa cosa, stesso concept, magari stessa, capito? Cambiare ti fa poi tornare più fresco su magari progetti che già hai avviato da più tempo, quindi certe volte è pure una necessità, secondo me.
variare è uno stimolo ampissimo. Poi io da cioè, questo punto di vista penso di essere fortunato, perché comunque faccio cioè Ponateria e Dark Trap, però in mezzo ci metto le influenze, cioè qualsiasi influenza che mi passa per la testa, perché comunque il vantaggio della trap è che in genere è molto giovane, quindi ci può dire di tutto, no? Cioè ci hanno fatto di tutto con la trap, ci stanno facendo di tutto, e quindi è bello sperimentarci, e non lo sento come un genere troppo limitante. L'altro progetto che ancora esce niente, sto lavorando proprio in questi mesi, è post-hardcore, anche là, cioè post-hardcore vuol dire tutto e non vuol dire niente, è un filone che comprende 40 cose diverse, però se fai un genere più specifico, sì, anch'io sentirei questa oppressione di dire voglio fare una roba, però è troppo diversa da quello che ho già fatto, nuovo progetto. Ma sai cosa, oltre alla sonorità del genere, se ti stai riferendo a questo, ci sono anche proprio la questione delle tematiche, eccetera. Cioè, per esempio, io tratto anche tematiche molto diverse con i miei progetti, no? Allora ci sono momenti in cui mi ritrovo meglio a trattare determinate tematiche, ad avvicinarmi a determinati topic, rispetto che ad altri, e viceversa. Dipende molto anche dallo stato emotivo, dall'ispirazione appunto del momento. Ecco, è un discorso sicuramente complesso. Io invece sta roba dei topic non l'ho mai avvertita troppo, perché cioè, per l'idea di musica che voglio fare non parlerei mai di cose che non mi riguardano direttamente. Non riuscirei mai a fare un testo che sia politico o sociale o qualsiasi roba. Cioè magari io l'ho scritto qualcuno con altri temi, ma in genere parlo sempre di delle mie emotività e delle robe mie, no? Cioè, proprio per questo, cioè, la scelta del genere non è casuale. Nel rap, quindi in tutte le sue derivazioni, quindi anche la trap, il testo è in primo piano. Il post-hardcore meno, però il cioè, l'HC è un genere che ti permette di avere una metrica sfanculata al massimo. Cioè, tipo gli Stormo. Gli Stormo hanno dei testi stupendi e puoi scrivere quello che ti pare nel post-HC. C'è cioè, il confine della metrica non lo senti, quindi puoi scrivere anche roba molto poetica. E poi al brano si adatta perfettamente. Quindi sono proprio. C'è anche la scelta dei generi che voglio fare conseguenziale al modo in cui scrivo, alle esigenze che ho di scrivere. Alla fine. In chat ci danno due spunti molto molto interessanti. Andando in ordine, Ice dice: è figo delegare la produzione perché secondo lui comunque questa cosa permette di rende meglio, ecco, diciamo così. Fattuale. È curioso perché è un po' il discorso one man band, rap band con altri membri più o meno, no? Cioè collaborare con qualcuno o fare tutto in autonomia, sono cose molto diverse in effetti. Sì, no, questo è verissimo, perché ad esempio, no? Io vengo comunque da un ambiente musicale che è molto metal, punk, queste robe qui. Il mio producer viene dalla musica classica. E entrambi ci siamo un po' lati alla trappola, quindi ognuno mette il suo, cioè abbiamo provenienze totalmente diverse. Proprio è figo perché magari lui mi propone soluzioni musicali che io non troverei mai, e viceversa. Cioè fare tutto da soli, a parte che è più lento, è più stancante, non ha nessuno che verifichi le tue idee, ma magari finisce anche con lo scadere troppo nel ripeterti, no? Avere una persona in più è un altro stimolo al progetto, quindi molto utile. Mi rendo conto sempre di più, l'unico vantaggio del fare le cose in autonomia totale da one man band è appunto il poter avere il controllo, diciamo il mantenere il controllo assoluto su tutto, cioè è la tua roba al 100%. Che può essere banale, magari può essere ripetitiva, però è tua. Però appunto dall'altra parte lavorare in gruppo permette di far uscire molte più idee e tendenzialmente la roba migliora. Fattualmente io penso adesso appunto alla roba a cui sto lavorando con Mauro, e in due effettivamente obiettivamente escono molte più idee per forza di cose. Tipo la roba che viene in mente, comunque quando lavori da solo un progetto, prima o poi il periodo di burnout ti viene sempre, che proprio stai là e senti che dovresti scrivere qualcosa, però poi cioè, scazzi, non ce la fai più, perché magari è un mese che stai scrivendo e quindi lo metti in pausa. Con due persone secondo me questo accade molto meno, perché quando non c'è una magari c'è l'altra, c'è più motivazione. Ovviamente se parliamo di due persone comunque molto affiatate, che hanno idee compatibili, soprattutto di due persone che comunque sanno lavorare in gruppo. Quindi nessuna vuole primeggiare sull'altra, cioè questo è importantissimo secondo me. L'arroganza
può uccidere il lavoro di gruppo, perché poi magari se si bocciano sempre le idee dell'altro, se si vogliono far, se si vuole far prevalere la propria visione del progetto e non una visione che sia più collettiva, l'ambiente di lavoro diventa molto tossico. Però si trova qualcuno con visioni simili e con cui si va d'accordo, la musica non può che sentirne in positivo. Ecco, e invece l'altro avrei... spunto in chat qual era? Allora, lasciare la parola ad Ema per fargli le cose che lui dà. Ma ormai io parlerei meno di genere e più di stile. Ovvero, il tuo stile, no? Ok, certamente sei vicino alla trap e si può sentire benissimo anche alla scena metal, molte influenze del tuo progetto. Ma uno stile Acadia, ok? Cioè, cosa ti... cioè, nel senso, cosa dovrebbe farci dire, ok, questo è uno stile Acadia, cioè come uno stile, capito? Cosa ti rende Acadia? Questo forse credo il senso della domanda. Ma come domanda è sicuramente complicata, in senso, ti fa riflettere molto. Io penso che quello che mi contraddistingua sia il all'interno magari della scena dark trap, chiamola come ci pare, italiana, è il fatto che mi ritengo tra i pochi, non sono l'unico, però che cerca di fare un 50 e 50 dei due generi. Ovvero, molte volte o senti trap con qualcosina di metal, o a volte, anche se non in Italia, però capita di trovare band che siano metal ma con qualche influenza trap, qualche beat trap da qualche parte. Io cerco di fare un 50 e 50. Quindi trovi le teorie della trap, trovi nella maggior parte del tempo le drums tipiche trap, però poi molte volte le vocal sono metal, molte volte ci sono chitarre o altri strumenti che sono propri di altri generi. Questo, anche a livello vocale, io non canto né solo in extreme vocal e né solo rap. Cerco di fare entrambe le cose. E poi soprattutto, quello che penso mi contraddistingua, anche un po' il modo in cui scrivo. Cioè, almeno in Italia, dark trap è un genere in cui c'è molta molta fotta, passatemi il termine, c'è molto molta arroganza. Cioè, il testo tipico dark trap in Italia, e questo non vuole essere una critica, è molto nato vaneggiamento, un dire cazzo io sono fortissimo, sono grosso, sono real, e voi no, la scena fa cagare, poi ci sono molti dissidi interni, un casino. Invece io la vedo in modo diverso, cioè se ti ascolti Acadia non trovi sta roba nei testi, se ti ascolti Acadia trovi Acadia che parla di se stesso, cioè trovi Acadia che parla dei cazzi suoi. Sicuramente non interessante come beef tra vari artisti, quelli sono più divertenti, però è roba diversa, tipo dire ok, questa è Acadia, non gliene frega un cazzo degli altri, parla di se stesso. Te che c'hai le pistole nella Fendi? Sì, assolutamente. Se tu dovessi essere un lato oltre il peggiore, quale lato saresti? Dipende da che ottica si vede la domanda, nel senso, io il lato che sono adesso... Un'ottica maestrale, direi. Se tu fossi un lato oltre il peggiore, quale lato saresti? Cioè, chiedo così. Porca puttana. Mi dissocio da qualsiasi cosa, Io ci provo a rispondere, ma non so che cazzo esce. Se vuoi ti faccio un tentativo. Allora, quello che ti dico è che nell'ottica del disco, cioè, se ti ascolti il disco, cioè il disco si chiama Il Lato Peggiore, però il lato peggiore contemporaneamente è sia la Acadia che si sfascia e si distrugge, sia la Acadia che dice no, tutti i miei comportamenti sono sbagliati, no? Perché tutto è visto come lato peggiore, perché c'è una forte critica verso tutti gli atteggiamenti. Il lato peggiore che sono adesso, cioè che io sono certo di diventare, sono diventato comunque, la vita mi ha portato a diventare, è la Acadia, il Gabriele che ha abbandonato tutti i suoi vizi, tutte le sue robe, sto molto meglio di prima, sia a livello fisico che emotivo, e quindi... Sicuramente c'è, cioè, la scelta l'ho già fatta, la scelta è ok, è la Acadia che criticava se stesso a determinati atteggiamenti, l'uso di determinate cose che non andavano bene più. Quello di cui sono contento è che non sono rimasto in una situazione statica, cioè, a un certo punto mi sono detto ok, non va bene così. Il disco in questo mi ha aiutato sicuramente. Se questo album fosse un minerale, a quale lo associeresti? Dicono da lasciare. Aspetta, ripeti, se questo album fosse... Se quest'album fosse un minerale, a quale lo associeresti? Prima dimmi chi ha scritto il commento.
che lo vado a cercare. Torniamo un momento serio, ecco, leggiamo davvero un commento serio stavolta. Intendevo, allora, tuttavia può capitare che soprattutto in generi sperimentali sia difficile capire che strada voglia prendere l'autore. Per questo ciò di porre più attenzione sullo stile piuttosto che sul genere. Ok, nel senso può capitare quindi che in un genere, ok, magari tu parti da quel presupposto, da una base che è il genere, e tuttavia alcuni sono così sperimentali, credo sia questo il senso, che non si capisce bene che strada vogliano prendere. Credo fosse questo il senso del commento, magari l'ho inteso io male, nel caso ci darà una conferma dalla chat. Si Allora, allontana così tanto dal genere di partenza da, per così dire, violare un po' quelle che sono le regole del genere, per cui si va un po' a creare confusione, ecco, diciamo così. questo secondo me accade in vari contesti musicali. Basta pensare all'experimental black metal. Io non ci ho mai capito niente lì dentro. Senti, black metal poi parte la musica disco, ok? Quindi sono d'accordissimo che la sperimentazione va La controllata. Keller Synth, Non praticamente. penso. Non penso che questo sia il mio caso, nel senso che molte cose della trap rimangono. C'è il 4 quarti, non si cambia mai tempo. C'è lo snare sul terzo quarto, questo non cambia mai. C'è una struttura nei brani molto lineare di solito, quindi la matrice è quella. C'è lo scheletro su cui si costruisce il brano, rimane uno scheletro trap. Penso che questo stile, cioè combinando queste influenze, non sia neanche più uno sperimentare verso qualcosa di completamente nuovo, perché vari artisti l'hanno normalizzato. Il primo che mi viene in mente proprio a livello mondiale è Ghostmane, cioè Ghostmane ormai è normalizzato come stile e fa proprio questo, anzi lui è ancora più fottuto di testa a volte, in senso molto positivo, sia ben chiaro. Bisogna bilanciare i generi che si vogliono mescolare, non si deve strafare con il numero di influenze. Questo sì, cioè se io ti facessi il beat trap, poi parto un riff metal completamente a cazzo slegato, ho appena descritto Nyarlathotep, ma non è nel disco, quindi non fa niente, magari si inizia a perdere un po' la linearità. Però non penso sia il caso del disco. Può essere il caso di Nyarlathotep, che è un altro mio singolo, anche se secondo me è abbastanza coeso. Tra l'altro saluto Makai Pagan, già che ci stiamo. Però penso che il disco abbia una matrice trap molto forte. Forse ciò che esce, penso che ci penso, sono l'interludio e l'outro. Cioè l'interludio è un pezzo atonale fatto con la chitarra classica e basta, e due chitarre elettriche alla fine. Però appunto l'interludio serve per staccare. Ma secondo me è una funzione molto precisa all'interno del disco. Che poi si rifà molto a Schoenberg. In quel periodo mi spaccavo di Schoenberg, quindi ho scritto. Vita, cioè ti sei ispirato proprio Sì. direttamente a lui. Sì, cioè io quel periodo mi spaccavo, andavo a scuola in bus, mettevo Schoenberg e fine. Pazzo sgravatissimo lui. Sì, Schoenberg mio fratello, gli chiedo il feat la prossima volta. E invece l'ultima traccia è una roba a chitarra e piano, molto, cioè gli assoli sono molto sul metal, a parte l'ultimo che è un po' più blues, ma... diciamo che uno ha la funzione di farti staccare un attimo l'interludio, e l'altro la funzione di voler chiudere il disco anche in maniera inusuale, mi rendo conto. Forse si allontana un po' dal resto del disco. Però è proprio quello che volevo, cioè volevo che il disco si chiudesse con una strumentale che fosse molto più emotiva di quanto magari può essere un pezzo trap. Volevo una chiusura ad effetto, tra molte virgolette, ecco. Un bel po' di roba, diciamo. Per No. rispondere proprio a quella questione stile o genere, dico giusto la mia e poi ti faccio una domanda. Io credo che sia, almeno questo è il mio parere personale, giusto dividere e catalogare in generi sempre, perché mi aiuta a fare chiarezza personalmente. Quindi preferisco sempre parlare di generi più che di stili. Personalmente credo che, tuttavia, chiaramente i generi non. Non, diciamo, il genere in alcun modo non deve diventare per l'artista un limite, in alcun modo. Cioè, l'artista deve essere sempre libero di sperimentare come cazzo gli pare. Se la sperimentazione va oltre in senso positivo, cioè si va così, si arriva talmente al di là rispetto
rispetto a quello che era appunto il punto di partenza, allora magari si può iniziare a parlare di un nuovo genere. Quindi non deve essere una limitazione la cosa, però dall'altra parte parlare semplicemente di stile rischia appunto di creare confusione, cioè diventa estremamente soggettiva la cosa, estremamente, anzi più che soggettiva, diciamo personale, cioè proprio stile Acadia, stile Pentacalo, Holocaust, dico a caso, giusto per capirci, senza però arrivare a un punto, cioè che cos'è questo stile in particolare. Allora piuttosto per me è meglio dire è il genere X, che magari è stato creato dall'artista Y proprio grazie a questa influenza aggiunta a qualcos'altro. Mi sembra semplicemente molto meno caotico come discorso, ecco, molto più, più coeso e comprensibile. Allora, io concordo, l'unica cosa che aggiungerei, ma penso che tu la sottintendessi, che poi alla fine a me quando ascolto qualcosa non sto lì a pensare ma che genere è questo. Vido, cioè semplicemente mi piace, è un qualcosa di compiuto che ha un, in cui trovo una sua logica, è qualcosa di troppo dispersivo, ma non sto lì a pensare a come catalogarlo. Il genere secondo me è utile per chi vuole conoscere della musica, cioè magari te vai su Radio Music, su Metallum, su pure un amico ti consiglia un gruppo e ti dà una definizione di quel gruppo per farti fare un'idea di quello che andrà a sentire. La completezza d'argomento, diciamo. È quella secondo me l'utilità. Cioè che se elimina, forse è vero, il metal ha troppi sottogeneri, però se eliminassimo del tutto, io ti scrivo solo metal, io leggo un disco, leggo metal, per me quello può essere di tutto, cioè veramente, che cazzo è sta roba? Quindi è utile che ci siano. Capito, dall'altra parte dire stile Psychonaut 4, ok, sì, effettivamente hanno lo stile, grazie al cazzo, però cosa mi significa? Invece dire Depressive Black o Post Depressive Black, che cazzo vogliamo, di fatto no, adesso si chiama Depressive Rock, fra questo ogni 2 anni di cambiare il nome sta roba, adesso Depressive Rock è più quello appunto degli apati, che alcuni li chiamavano anche Narcotic Depressive Rock. Sì, l'ho letta sta stronzata, sì, è fantastico. E invece no, appunto, domanda seria, ritornando sul discorso principale, cioè la tua roba. Come mai non hai incluso Nyarlathotep all'interno dell'album? Allora, perché Nyarlathotep a livello tematico non c'entrava niente col disco. Nyarlathotep è... cioè parla di Lovecraft, no? Parla di Nyarlathotep. Quando la tracklist del disco era già finita. Mancava solo Chimera da fare, la tracklist era chiusa e io il disco lo vedevo completo. Io, per me aveva una sola logica. Nyarlathotep non avrei saputo dove inserirla, come giustificarla all'interno della tracklist. Mi sarebbe risultata fuori luogo. A livello sonoro no, cioè a livello musicale in realtà è coerente col disco. Forse è molto più metal delle altre, perché ha proprio ritornelli e outro breakdown che sono solo metal con batterie basso, però ci sarebbe stata in realtà. Però non avrei saputo come giustificarla, come farla entrare nel disco. E alla fine è rimasta un singolo, tra l'altro penso sia tra i miei pezzi più riusciti, sicuramente l'esperimento, cioè la fusione tra due generi più complessa che mi capiterà di fare, più completa, insieme a Makai, è uscita una roba veramente figa secondo me, però nel disco diciamo non sono riuscito a trovarlo il suo posto. C'era una domanda seria da parte di Ice che ci scrive... Secondo te cosa manca alla dark trap italiana per avere la stessa rilevanza di quella estera? Secondo me quello che manca in primis, principalmente la dark trap italiana, e questo non vuole essere, attenzione, una critica a tutti gli artisti dark trap, ma alla scena in generale, a quello che magari dall'esterno si può percepire della scena, sicuramente l'unità tra vari artisti. Cioè, a livello internazionale ci sono le community... gli artisti davvero, cioè, fanno feat, collaborazioni ogni 2 secondi, basta vedere sul canale della Trash Gang, cioè pieno di gente che fa dark trap, trap metal, tutte queste derivazioni più cupe, trapcore, derivazioni più cupe della trap che collaborano molto fra loro. In italiano è troppo staccata. Questo fin dagli inizi, cioè io l'ho visto molto bene perché comunque avevo una pagina, Row Chasers, che esaminavo un po' quella che era la scena, che tempi era molto più florida, adesso molti artisti sono un po' fermi, lasciano meno, alcuni hanno smesso di fare quel genere, però c'è stata sempre molta divisione, molto astio, quando in realtà magari se ci si fosse concentrati più sul crescere tutti insieme, non è una cosa molto diffusa secondo me proprio in questo paese, però
avrebbe funzionato molto meglio. Poi ovviamente ci sono artisti che sono usciti a emergere, cioè, artisti abbastanza grossi in Italia, proprio a livello di numeri, che fanno questo genere. E invece questo dal punto di vista un po', diciamo, più umano degli artisti. Dal punto di vista musicale, secondo me non tutta la trap, anzi ci sono artisti che proprio hanno un background metal fortissimo e si sente anche proprio dai loro pezzi. Però in genere, e questo in realtà manca anche all'estero, ma in Italia di più, secondo me, proprio le radici musicali che siano diverse da quelle della semplice trap. Ovvero, se voglio fare trap metal, voglio definirmi in un determinato modo, e io non posso farti ogni pezzo la robetta da 2 minuti con le tue hit distorto, io che urlo sopra. Di metal non c'è niente, il trap incazzata, una volta la chiamavano Violence Wave, mi pare, quando c'era sta roba su SoundCloud, no? Non è trap metal, a parte che trap metal non significa quasi niente, però... quello, se si vuole fare comunque un nuovo genere ed avere delle radici musicali da più fonti, cioè mi devo rifare tanto alla trap quanto al metal, all'hardcore, a qualsiasi roba voglio unirci, alla musica emo, a qualsiasi cosa. Però se ascolti prevalentemente solo un genere, ti fai a quello, a un certo punto ti finiscono le idee, finisci col ripeterti, finisci con l'essere banale, soprattutto col passare degli anni, perché quando appena uscita sta roba era proprio iper rivoluzionaria. Ad oggi esce un pezzo dark trap standard, dice cazzo, l'ho sentito già 40 volte, non mi interessa. Almeno questa è la mia reazione a varie robe. Secondo me anche quale può essere un problema, allora ti chiedo eventualmente di correggermi, perché io ascolto dark trap metal, ma obiettivamente mi sono sempre concentrato molto di più sulla scena americana. Yeah. Sai, appunto, Ghost Mane, Bones, eccetera. Quindi c'è anche una certa dose di ignoranza da parte mia in materia di scena nostrana, per cui eventualmente correggimi. Però questo è un discorso che ho già fatto più volte, soprattutto riferendomi invece alla scena black metal, che invece è ovviamente quella che conosco meglio. Secondo me un grosso problema dell'Italia è anche il poco supporto da parte dei media, tantissimo. Mi ricordo di aver proprio risposto apertamente a questa domanda una volta, e cioè si vedono per esempio a volte dei progetti gli altri paesi, anche europei, per esempio la scena black, pazzeschi, che ottengono appunto il meritato seguito, ecco, perché appunto sono progetti molto validi e riescono a ottenere un discreto successo, però si vedono progetti italiani altrettanto validi, né più né meno, assolutamente allo stesso livello, originali a modo loro, ultra meritevoli, che però fanno letteralmente magari la metà degli ascolti. Cioè, mentre il progetto austriaco, francese, inglese, che cazzo ne so, riesce a fare 1 milione di ascolti, quell'italiano ne fa 200.000 magari. E lì la colpa, secondo me, potrebbe anche essere dei media, della community che è meno interessata, e dei media che evidentemente supportano meno. È una cosa che mi viene da dire, ecco, vedendo questa cosa, perché è abbastanza diffuso, mi viene da dire, siamo inferiori. No, cazzo, c'è della roba buonissima anche in Italia. Quindi potrebbe esserci anche un problema di questo genere sotto. Per quanto riguarda l'arc trap, o il rap in generale in realtà, secondo me sì, per 2 motivi principali. Il primo è che proprio il rap come genere necessita molto dell'immagine, ok? Cioè te puoi fare un progetto valido quanto ti pare, non è una forte immagine dietro, secondo me non raggiungi grandi numeri. Proprio per il fatto magari di non fare video musicali, di non mostrarti tanto sui social, mentre magari nel metal può essere quasi un vantaggio. Cioè, i Slipknot una volta ci marciavano sul fatto che nessuno conoscesse la loro identità, ma così come alcuni gruppi oggi, cioè, se cerchi i membri, tipo le Legion Noir. Cioè, chi cazzo sa adesso chi ci sta dietro, realmente dietro alcuni artisti? Maneskin pure. A volte crea anche curiosità. Nel rap è il contrario. E secondo, quello che ho visto molto nelle community italiane riguardanti questo genere è che a questo punto non è limitato a questo genere, funziona anche così nel metal. C'è poco la cosa di dire ok, questo progetto mi piace, in una pagina lo spingo perché a me interessa far crescere il progetto, mi interessa far crescere il genere, secondo me merita. Questa cosa c'è poco.
se tu vuoi visibilità tramite qualcuno, l'Italia paghi. L'Italia paghi. Adesso che hai detto questa cosa, della porta entrerà qualcuno e mi sparerà, perché sto exposing the Italian social media situation, però è raro, veramente difficile che una pagina grande pensi, oh, questo è bello, adesso lo metto nelle storie così a cazzo, gli faccio un post così a cazzo. In Italia chi crea le pagine è perché vuole guadagnare, e vuole far soldi, e quindi se tu vuoi il supporto della community che ascolta quel genere, e la community segue quelle pagine perché sono grandissime, tu se vuoi arrivare alla community devi pagare. Quindi non devi solo investire nella musica per l'attrezzatura, per i mix, per i master, per lo studio, per la copertina, per il video, ma anche se vuoi utilizzare bene i social, cioè non si deve investire solo in ads, si deve investire proprio in, io pago la pagina che mi sponsorizza, quindi è un costo in più ed è il motivo per cui in Italia si cresce meno. Non siamo fieri del nostro patrimonio musicale, dici ah cazzo sei figo, però se non mi paga io non lo riposto. La scena italiana la conosco poco, quindi volevo la tua conferma ed evidentemente è così. Io l'ho anche avuto una pagina e da quello che ho visto funziona così, poi ma magari mi sbaglio, però le pagine grandi sono molto, non lo nascondono questo, sono molto chiare, per sponsor, per un post, per una storia, ci deve scrivere il DM e questo è il prezzo. Cioè, non si cerca di nasconderlo, ok? È così e basta, è un modo di pensarlo. Bene, okay. Signori, abbiamo parlato un bel po', ecco, direi a questo punto di poter anche ascoltare la traccia che ha Kendo ci propone stasera, che, appunto, come la stessa dice, si intitola Il Lato Peggiore. Detto ciò, se non sono ulteriori domande, chi vuole parlare lo faccia, sto tenendo tutti quanti a fanculo, cioè, nel senso, quindi, direi di ascoltare in questo preciso momento la traccia. Pertanto vi auguro buon ascolto, non appena fischia traccia ci sentiamo qui di nuovo e parliamo ancora un po'. Buon ascolto. Hai visto il lato peggiore di me, adesso lo sai, non ti lascerò andare, sento che ormai sono parte di te, non vuoi che io voglio un'altra. L'amore la prende cazzata, ma trovo qualcuno che ti resta accanto, mentre c'è una pesa, mi sento un bastardo, sempre che l'aria ci vuole. Hai visto il lato peggiore di me e tu volevi che andassi oltre. Sono una carogna coperta di sangue e posso leggere scene intensate. Tu non mi odi, tu non mi ami, tu non mi baci e manco mi abbracci. Io che volevo curare il mio spirito, ma per te si sei solamente il fisico. Riempi il mio cuore con sale e limone, sono parlato pelle che piatto il cadavere. Diventa rosso e me la vorrei mordere e c'è una bocca che mi sa di mare. Tu mi volevi solo consolare, ma sei la sua storia e lo sto scendo pazzo. Sempre il fumile l'arco del grano, per non pensare a che amore, guardami negli occhi, un fondo di marroni col sole son verde. Dimmi che vedi nel fondo di essi, se non degli occhi si privi di pensieri. Non sono felice né triste, soltanto leggero, senza sentimento, almeno lo ero. Aspetta con ciò che ho creato, un falso equilibrio fondato sull'essere caldo. Ho reazioni esagerate, ho passioni smisurate. Non sono mai stato normale, un tuo bacio mi ripone il sangue. Ho reazioni esagerate, ho passioni smisurate. Caso Ice Cadia scrive Interior Morph. Bene,
Comunque, parere mio inizio, parto a dire che io non conosco, cioè non ascolto questo genere, non è un genere che conosco bene, giusto qualcosa in passato ho sentito, ma nulla di che, non sono per nulla esperto. Però una cosa che ha passato molto di questa traccia, tralasciando la batteria che mi piace molto il suono, magari anche un pochino enorme, c'è da dire, però le vocals mi hanno ricordato tantissimo uno dei miei progetti preferiti, che ascoltavo un sacco, I Set My Friends on Fire, non so se lo conoscete. Gli scream sono molto simili ed è un complimento da parte mia, poi non so se apprezzate la band o meno, però mi è piaciuto molto. E nulla, per l'istante non conosco niente, però ho apprezzato la traccia, quindi lascio adesso a voi la parola. Io lascerei la parola direttamente all'artista, che già ci ha parlato abbastanza di tutto, però magari adesso che abbiamo ascoltato vuole dirci qualcosa di più. Allora, grazie mille per il complimento, il gruppo lo conosco, non ascolto da tantissimo, mi ha fatto tornare voglia. Però sì, cioè diciamo che cioè, a parte che prima di iniziare a rappare comunque sapevo già fare extreme vocals e varie tecniche, quindi se sento un brano magari penso già come poterci inserire l'extreme vocal al posto di fare la classica roba. Cioè questo pezzo già partendo dal sample, che viene la lip cycle, come ho detto prima, voleva proprio essere un richiamo tutta quella musica lì, molto repressa, di fuma malinconica. Quindi anche lo stile vocale si è regolato di conseguenza, non per l'aspetto metrico assolutamente, però per quanto riguarda il tipo di voce, sì, è molto, cioè di certo non è una voce rap quella. E devo dire che credo il senno di poi è secondo me tra le tracce meglio riuscite del disco, in realtà. Cioè io ritengo questa e Necromante le tracce meglio riuscite. Sono molto contento che sia apprezzabile anche da qualcuno che non è vicino al genere, perché vuol dire che le influenze messe bene riescono ad attirare anche persone da altri generi. È una cosa che mi piace molto, cioè vuol dire che la sperimentazione funziona, perché attiri anche persone che vengono dal genere che ti influenza, quindi mi fa veramente piacere. In chat scrivono una cosa. Dicono, ti offendi se ti dico che vocalmente mi ricordi Speranza, in caso accetto insulti. Però ma Speranza spacca, che ti devo dire? Non è proprio quel suo tono aggressivo, secondo me, più sofferto, però Speranza spacca, cioè, chiamata da mamma. Chiamata da mamma. Top, è un complimento. Tra l'altro ricordami che traccia hai usato è Personal Forest, mi ricordo. No, no, quella che ho usato è una delle 40 intro degli Psychonaut. Se ricordo è dell'album Dipsomania, come si chiama quello, sì, quello sembra... col bimbo mondo in copertina. Sì, esatto, è quello. Dovrebbe essere proprio quella. L'ho fatta più di un anno fa, ma mi sembra che sia proprio quella. L'intro che scelsi per da semplare. Che poi in realtà, spoiler, io gli Psychonaut non li sento in modo serio da un sacco. Di quel genere amo i Life Lover, cioè c'è sempre un po' della tripla Psychonaut Life Lover. Io sono più della parte di Life Lover, assolutamente. Però i Life Lover di semplabili non c'hanno un cazzo, ragazzi. Andiamo a fare Psychonaut. Un sample di Misfits, Madonna, okay. Saturday Night, quello, mamma mia, certi sample con quella chitarra, secondo me. Io ho pensato anche a Museum of Best Affection da semplare. Però quello è particolare, perché a destra c'è un tipo di chitarra, a sinistra un'altra. Però aspetta, di quale Misfits state parlando? Per capire. Aspetti, di quale? Quali? Cioè? I Life Lover. Ah, ma intendevi la traccia? Pensavo la band Horror Punk. Aspetta. Okay. Confuso. Misfits dei Life Lover. Ok, non sapevo ci fosse una traccia chiamata così, Left Lover, scusate, pardon, errore mio. Qualche parte esemplabile, se la editi bene, la tagli bene, ci sta. Il fatto che nel Left Lover è sempre qualche frangente, no? Cioè magari quelle quattro battute che sono sempre uguali. Invece le intro degli Psychonaut, queste chitarre clean sempre bellissime e che soprattutto hanno più variazioni. Cioè diciamo che se vuoi semplare puoi sbizzarrirti di più. La roba dell'Ipsycho, no? Oh, ecco, se prendi
Museum of Past Affections, ci fai davvero un sample, poi devi cantare con la stessa intonazione di Kim Carson nella canzone. Ah, ma lo so fare, cioè io so imitarlo molto bene, basta che mi spari. No. No, comunque, seriamente, i Life Lover li canto spesso, cioè sono nella mia top 3 band preferite. Tranquillamente, e sarebbe interessante inserirlo in un contesto trap, quindi poi dargli un minimo di metrica a una voce simile, però magari un sample di batteria sarebbe interessante, cioè anche di batteria, ma un sample di batteria, cioè una cosa che vedo fare poco, un sample di batteria. E il fatto è che il sample di batteria è particolare perché cioè la batteria trap se vuoi fare una batteria standard ha proprio gli hi-hat di solito messi in un certo modo, lo snare sempre sul terzo quarto. Le caratteristiche, se prendi una batteria di altro genere, specialmente se metal, è completamente diversa. Diciamo che la batteria è un po' proprio quello su cui poggia tutto il resto del brano, quindi se prendi una batteria non trap, costruisci un brano che sappia di trap attorno, è veramente difficile. Magari due hi-hat e poi uno snare, cosa ne penseresti di una batteria del genere? Cioè tu su primi quarti su cui li metteresti? Cioè no, nel senso, capito, una batteria che prevede proprio due hi-hat suonati insieme e poi c'è lo snare pure compreso. Ah, ma se ci metti pure un kick, sì, alla fine il questa è la batteria, aspetta, sto facendo il drum kick trap. È la miglior batteria del mondo, quindi il drum kick trap l'abbiamo citata anche in questa live. È ancora una volta uscita in live la batteria di Tempesta. No, io me l'ho perso il meme. Il bello che ogni volta mi ricaccio quel meme, ogni volta quel pezzo l'ho masterato io e non mi ricordo che c'ha due hi-hat diversi. L'hai masterato tu due volte, perché hai masterato, mi sa, sia il singolo che l'album edition. Io quel pezzo l'ho masterato due volte e non mi ricordo mai che c'ha due hi-hat diversi. Ma solo nella versione singolo, che è la versione che trovate nel nostro split, momento pubblicità, split. Progresso, ricordatevi che il nostro split è ancora in sconto, lo trovate a 6 euro sulla nostra pagina Bandcamp, Carcere Blue Underground Resistance, e ci trovate anche la mia canzone con la bellezza di due hi-hat, cioè neanche, cioè due al prezzo di uno, e quindi anche il poster, no? Ti va bene? Se volete questo split, cosa? Col CD anche il poster, se ricordo bene, insieme al CD. E quello l'avevo fatto come offerta per il Bandcamp Friday. Ah, ok. Per ora, al momento, sono il CD, però comunque in sconto a 6 euro invece che 10. Per cui ci trovate sulla nostra pagina Bandcamp, se siete interessati, supportate l'underground. Avete la carta punti del Clur, c'è anche un gadget in omaggio. Però dovete avere la carta punti del corso. Ogni 10 punti fate un master 10 fatto copie, da anche SAP. Egli viene a casa vostra e passa una giornata con voi. top regalo. Incredibile. Beh, signori, siamo arrivati alla fine sostanzialmente. Devi passare le ultime domande di rito con il live. Cosa ci puoi dire per il futuro di Akedi in questo momento? Ma mi sto un attimo fermo, nel senso. So già quali saranno i prossimi pezzi, c'è già in cantiere qualcosa, ma cioè serve un attimo di tempo perché sono robe lunghe, faccio che vogliono dire più cose e non fatte solo da me, collaborazioni con altre persone, quindi per cui servire un attimo di tempo. E in realtà la situazione è particolare perché tempo fa inizio a scrivere un EP, no? E proprio c'avevo tutto in mente, cioè volevo chiamare Solipsismo ed era preso malissimo come roba, c'avevo anche in mente un po' di beat, un po' di cose. Poi, cioè, in tutti i mesi ho avuto una mutazione a livello proprio caratteriale ed emotivo tale che non riuscirei più a fare un disco simile perché è completamente apatico. E adesso, diciamo, appunto, un po' al contrario, almeno idealmente punta ad essere un tipo di persona opposta, quindi quella roba presa e buttata. Peccato, però. Ma se mi riprendo male lo continuo, figurati.
se non ho eliminato niente. Adesso vengo a chiamato il cane, tipo, adesso lo finisce. Fra, c'ho un gatto, non c'ho un cane. Risolviamo. Devo informazione. Niente. Esatto, poi mi prendo malissimo. Per il resto ho dei singoli in ballo e sto anche iniziando a pensare a un futuro disco, ma per un futuro disco ancora c'è niente di concreto. Voglio fare lo split dark trap nel clur, questo sì. Attenzione. Questo sì. Perfetto, rimanete sintonizzati per eventuali split fatti dal clur proprio noi. E ultima domanda, dove è possibile trovare, cioè dove possiamo ascoltarti, su quali piattaforme? Allora, su Spotify, su YouTube, su Deezer, su Tidal, su ovunque, tranne SoundCloud che non ci sbatte a caricarlo, e Bandcamp che non ci sbatte a caricarlo, ma il mio genere su Bandcamp non va, di base. Non vorrei questa cosa perché SoundCloud è tipo la piattaforma di riferimento per la roba underground di questo ambiente. Ma era, cioè SoundCloud è passata dall'essere la piattaforma per la trap metal alla piattaforma per l'emo trap, alla piattaforma per l'hip hop, e il problema è che ciò che trovi su SoundCloud è sempre low quality as fuck di solito, no? Quindi, cioè, tutto sti cazzi, un po' le mie prime robe, qualcosina c'è, però... La roba di merda, sottolineo. Ti confermo che adesso c'è la NSBM e la Kellersin, se vi interessa su SoundCloud, pertanto è evoluta la situazione. E nulla, quindi se volete dare un'occhiata. Me la ricordo. Quando non trovate qualcosa di Keller, su SoundCloud riuscite a trovarla ricaricata da qualcuno a caso. Se vi piacciono i simboli simpatici andate su SoundCloud, mi raccomando.